Allora, grazie di essere qua. Io mi chiamo Beppe Giulietti, faccio temporaneamente il presidente della Federazione della Stampa, però la persona che è fondamentale oggi per noi è Daria Bonfietti, che molti di voi conoscono, che è stata ed è la presidente dell'Associazione dei Familiari Vittime di Ustica. Fatemi ringraziare quel signore che sta là, che si chiama Andrea Benetti, che è un altro, diciamo, testimone ed implacabile costruttore di verità e di giustizia. Poi a titolo privato ringrazio Nicola Pellicani, diciamo che dopo qualche secolo mi consente di parlare in un luogo che ho conosciuto, quindi ti ringrazio. E proviamo a fare una chiacchierata con Daria Bonfietti, poi magari io non riuscirò a interpretare, metto a livello tonsille, ma volevo evitare, mi dicono Beppe parla piano, se no si spaventano tutti, così si sente? Sì, Perfetto. Allora, magari proviamo a fare una chiacchierata con Daria Bonfietti. Io lo dico subito, mi hanno scelto un pessimo moderatore, io ho un'ammirazione sconfinata per l'Associazione Familiari Vittime di Ustica, ce l'ho per Daria Bonfietti che ho frequentato in diverse stagioni della nostra esistenza e che ritengo interessantissimo ascoltare perché, guardate, tocca un tema che non riguarda solo i familiari di Ustica. Prendo a prestito il titolo, te lo dicevo l'altra sera, da un libro dei familiari di Giulio Regeni. A me è piaciuto molto perché loro hanno scritto un libro con l'avvocata Ballerini che hanno chiamato Giulia fa cose. Giulio fa cose, che è una sintesi della memoria, di quella che viene chiamata la memoria attiva, che poi insomma semplicemente significa come trasformi un dolore, una ferita, perché io faccio presto a blaterare di Ustica, ma cerco di mettermi sempre, è un esercizio che controllo a tutti, di metterti sempre per terra con l'orecchio per sentire come la pensano coloro che l'hanno subita la ferita? È una cosa molto diversa, il racconto della ferita e portarsi la ferita. E loro dicono sempre: Giulio non c'è più, Giulio ci è stato strappato. Ma guardate, lui morto continua a fare cose, le continua a fare attraverso i braccialetti, attraverso l'azione che facciamo tutti i giorni, attraverso la denuncia, attraverso l'obbligo di non stancarsi mai di chiedere verità e giustizia. Questo credo, se io ben capito, io vorrei partire da qua, Daria, poi ovviamente parliamo anche d'altro. Io vorrei farti questa domanda, tu hai deciso subito, 41 anni fa, cioè, hai dato qualche, Assolutamente è questo volevo capire da te, come matura la scelta di mettere assieme sì l'associazione familiari delle vittime e incominciare assieme, perché non è semplice, non è semplice, anche perché secondo me chi subisce un dolore ha il diritto di poter pensare tutto, di andarsene a casa, di odiarci tutti, di chiedere vendetta, ha diritto di fare qualunque cosa. Io non me la sento di giudicare perché non l'ho mai praticato. Io vorrei capire il processo che porta te insieme ad altri a dire no, adesso ci mettiamo assieme. Poi parleremo del concetto di verità e giustizia, ma dopo vorrei capire qual è il primo istinto, come nasce. Certo, grazie, grazie a Gianni Pellicani. Io sono onorata di essere qui, di essere in questa città. Non cerco Lui si chiama Nicola, ma hai fatto benissimo. Ah, Hai fatto bene perché io non l'ho detto perché lui si chiama certo. Nicola Pellicani, la fondazione dedicata a Gianni Pellicani. Infatti, Io ho vedi, un'età io nella quale ho purtroppo. avuto il tempo di conoscere, forse, questo è il mio giudizio privatissimo, non vorrei violare la par condicio, Sì. il miglior amministratore che io ho conosciuto in questo territorio e non solo, ma questo è un giudizio privato di parte, prego. Diciamo che sono stata contagiata da questo ricordo, ma al di là di quello vi ringrazio ugualmente, quelli che hanno voluto organizzare questa giornata e dedicarla non certo a me, ma insomma alla vicenda di soltanto, ma alla vicenda di Ustica, avere quindi ancora voglia e tempo di ripensare, di riparlare di una vicenda così lontana. Sono passati 41 anni, come diceva Beppe, e quando sono e quando siamo partiti? Intanto, voi lo sapete, questo è stato un disastro, un evento che ha coinvolto un aereo civile che da Bologna, 27 giugno 1980, avrebbe tanto voluto raggiungere Palermo e che non l'ha raggiunto. Mio fratello era su quell'aereo, mio fratello, forse ci sarà qualche amico, qualche amica. Vedo qualcuno che. Bene, non parliamo di questa cosa, ho sempre cercato di evitare di mettere insieme il personale con la battaglia, anche se devo dire che ho cominciato a farla perché non potevo accettare di non sapere, e l'ho fatto perché questa era la nostra, mia e di mio fratello, modo di vivere. Questi erano gli anni 68-70, come potete capire.
Eravamo già grandi, eravamo all'università e quindi quello era il periodo, insomma, no? E quelle erano le battaglie, ci battevamo per dei valori, per dei diritti che consideravamo non procrastinabili e insomma io ho cercato, quando ci sono riuscita, di continuare a fare questa battaglia, anche in nome suo ovviamente. Ma insomma, quello era un aereo che conteneva 81 persone, io conoscevo solo mio fratello perché, avvenuto l'evento, avrei dovuto sapere chi c'era su quell'aereo. Quindi i parenti, mi piace dirlo perché purtroppo il nostro paese è stato sconvolto da tantissimi altri eventi e sono stati tutt'affatto diversi, no? C'è sempre stato l'evento, strage di Bologna, strage di Brescia, con le persone lì, con i parenti lì, con i morti lì, con le cause lì e insomma... Tutto si svolgeva in maniera diversa, tutta l'Italia, io credo di poter dire, un mese dopo io e tutti gli italiani ci siamo fermati perché c'è stata la strage di Bologna ed eravamo tutti di fianco ai parenti delle vittime della strage di Bologna. Ecco, per la nostra vicenda no, a me piace dirlo perché è stata tutta fatto diversa, io ero a casa mia con mio padre eccetera a piangere, mia cognata era qui, mia nipote era qui. Scusate, non erano qui, erano in Sicilia che aspettavano mio fratello in quel caso, ma abitavano qui. Ecco, la diversità è tutta qui. Ognuno ha pensato e ha sentito per il suo scomparso, per il suo morto nell'immediatezza dell'evento. Cosa è successo? Che nell'immediatezza dell'evento, cosa sappiamo oggi? Sappiamo che chi doveva vedere quel cielo lo vedeva, i vari siti radar ci consegnerà un giudice della Repubblica molti anni dopo questi racconti, ma i vari siti radar vedevano, hanno capito che c'erano altri aerei in cielo, hanno potuto seguire a vario titolo, a vario modo, c'erano le telefonate dei vari siti radar, questo comunicheranno poi al giudice priore, insomma si sapeva che stava succedendo e poi in effetti successe qualcosa di strano, ma il giorno dopo, altrettanta cosa chiara, sappiamo che chi aveva il dovere, oltre che di vedere e aveva visto, ma di raccontare, ed erano i militari dell'aeronautica perché i siti dei radar erano ancora tutti militarizzati, anche questa è stata un'eccezione, si stavano smilitarizzando, il personale quindi fino ad allora, fino a quei giorni, era tutto militare. E allora è ai militari che dovevi chiedere cosa è successo e i ministri della Repubblica a loro hanno chiesto. Mi piace anche sempre dire che uno non è che perché fa il ministro deve sapere se e cosa o qualcuno glielo racconti, in questo caso cosa è avvenuto in quel cielo. Bene, evidentemente quello che è stato raccontato, ci fu una riunione, anche questo è molto importante, all'ambasciata americana, non c'era neanche un americano su quell'aereo di cittadini che viaggiavano, ma ci fu una riunione, dirà il giudice priore all'ambasciata americana e tutti noi sappiamo, il giudice ce lo conferma, che lì si decise che cosa raccontare al mondo. E raccontarono i ministri della Repubblica che il 19 dell'Italia era caduto per cedimento strutturale. Così era l'informazione che veniva dai militari e così raccontarono. Erano in buona fede, erano in mala fede? Non lo so, questa è la realtà, questo è quello che scrive un giudice della Repubblica, per questo rinvierà a giudizio dei militari, dei generali, i tanti avieri che stavano nei vari siti radar, ma è un altro discorso. Questo insomma è quello che è avvenuto, qualcuno ha deciso che noi... Io dico certo parenti delle vittime, ma di sicuro mi piace di più dire i cittadini tutti sono stati tenuti all'oscuro di quello che avvenne quella notte, perché raccontarono ufficialmente cedimento strutturale. Siamo rimasti a casa tutti, noi, nelle varie città italiane, non so come dirvi, la maggioranza di quegli 81 erano siciliani. Non ci conoscevamo, non c'era stato motivo, nessuno ci aveva messo o aveva il dovere, il compito di metterci in collegamento. Questo mi pare chiaro, mi pare importantissimo, per quello che qualcuno ci ha raccontato delle menzogne fin da subito e non c'è stata reazione, non c'è stata reazione dei parenti, c'è stata reazione poca dei giornali, dell'opinione pubblica, ma insisto, nel breve periodo una vicenda così, gli aerei, la tragica ovvietà, diciamo noi, degli aerei che cadono ha contribuito a far sì che dopo un po'
non se ne parlasse più. È vero, può anche darsi che qualche aereo si rompe, quindi se questa è la verità ufficiale, bene. Io soltanto, e arrivo alla domanda che mi avevi fatto, nell'86, pensate, 85, grazie. '85-86 riesco a avere la forza, non chiedetemi come, perché, ma insomma è andata così, di ripensare a questa vicenda. Ormai non da, veramente insomma, non se ne parlava più, non c'era nessun motivo di parlarne. Riuscimmo a mettere insieme un gruppo di intellettuali, di politici, di professori, che ci aiutarono a fare il primo passo verso il disvelamento, verso più che altro il tornare a parlare, al porre l'attenzione la vicenda di Ustica. Furono chiamati 7 saggi, erano persone che potevano essere audite, io non lo ero, io facevo l'insegnante in un istituto tecnico industriale di Bologna, anche se mi ero, come dico io, svegliata, non è che urlando per la strada avrei avuto molta audience. Chi poteva avere audience era chi aveva un'autorevolezza, chi aveva. E allora Francesco Paolo Bonifacio, che era un ex presidente della Corte Costituzionale, ne fu il presidente di questo comitato per la verità su Ustica, 86, che scrisse una lettera al presidente della Repubblica. Bonifacio, Stefano Rodotà, Pietro Scoppola, Pietro Ingrao, Ossicini, professor Ferrarotti, ecco, queste erano le personalità che scrissero quella lettera, e da lì si è mosso tutto. Scrissero una lettera dicendo: ma su questa vicenda qualcuno dice altre cose, sappiamo che ufficialmente è cedimento strutturale, però ci sono delle altre ipotesi, non so, c'era Andrea Purgatori che parlava di missile, c'erano altre, la stampa che diceva altre cose. Cercate, chiedeva alla Presidenza della Repubblica, di rimuovere gli ostacoli che impediscono alla verità di farsi luce. E da lì è partito tutto. Il Presidente della Repubblica ha dato al governo, in quel caso il sottosegretario Giuliano Amato, ebbe, come dire, la lesse quella lettera e la considerò. E da lì è successo tutto, nel senso che il sottosegretario della Repubblica, della Presidenza del Consiglio, andò dal giudice. Quindi il Presidente della Repubblica, il governo, i magistrati furono così coinvolti in quel momento, chiese cosa stava succedendo perché aveva ricevuto appunto questa richiesta da questi intellettuali, e il giudice, in quel caso ancora Bucarelli, disse: no, non c'è niente, non ho niente, sto archiviando, non c'è niente su cui indagare. E se volete che provi a studiare perché è qualcos'altro, dobbiamo andare a recuperare il relitto. E da lì è nata, come dire, la storia della ricerca seria, corretta e completa fino appunto alla fine del 99 della verità su Ustica. Il relitto verrà ripescato, perizie su perizie su perizie, non potete immaginare quante, un giudice della Repubblica che diventerà priore negli anni 90 e lavorerà, ahimè, soltanto dagli anni 90, molto seriamente, molto concretamente, cercando di trovare tutti i luoghi dove materiale poteva esserci nelle varie amministrazioni militari, eccetera, eccetera, e nel 99 ci consegnerà la verità sulle cause del disastro. Il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, non era cedimento strutturale. Questa è stata la vergogna, il tradimento, la menzogna che uomini degli apparati dello Stato hanno raccontato ai cittadini italiani. Tanto grazie. E siccome magari il livello di conoscenza di tutti noi è diverso, tu lo hai già accennato, per riprendere il titolo, lo ricordavamo prima, del film di Risi, Il muro di gomma, e poi sì, anche delle tante inchieste che ha realizzato Andrea Purgatori, e non solo Andrea Purgatori, cioè adesso mi viene in mente Andrea Purgatori perché credo che Andrea abbia fatto lo sceneggiatore anche del film di Risi. Proviamo a spiegare, l'hai detto molto bene, però che cos'era questo muro di gomma che si para davanti alla ricerca di verità e giustizia? Però le stragi non sono tutte uguali, un'altra delle poche cose che ho imparato, che mi hanno insegnato Daria ed altri,
noi rischiamo di mettere tutti in una teoria generica del complotto, per cui si mette tutto, Piazza Fontana, Brescia, l'Italicus, San Benedetto e chissà quante ne dimentico, vanno tutti in un unico capitolo. Ora ci mancherebbe altro, sono tutte atroci ferite nel corpo democratico, molte delle quali non hanno avuto neanch'esse una sentenza definitiva, basta pensare, qui siamo nel Veneto, basta pensare al ruolo della cellula veneta di Ordine Nero e di Ordine Nuovo nelle principali stragi di questo paese, diciamo, e a quanti sono scappati, fuggiti, non sono stati neanche più interrogati né trovati. Però, come ha spiegato Daria Bonfietti, spero che sia chiaro, ma voglio insistere su questo punto, qui c'è un elemento ancora più singolare, perché qui, se capisco bene, ti vai a scontrare contemporaneamente con gli accordi internazionali, con le scelte di politica internazionale, con l'autocensura sul dover denunciare quello che avevi visto e quello che sapevi, sul rischio di mettere in discussione le alleanze internazionali, perché di tutto ciò si è parlato, e su tutto ciò sono intervenuti poi, se ricordo bene, anche la catena dei depistaggi. Quindi secondo me ha davvero una sua peculiarità, perché mette assieme tanti tasselli, mentre ne troviamo solo alcuni in altre vicende. Quindi vorrei che tu spiegassi bene, poi vorrei che parlare con te del tema della verità e della giustizia, perché così eliminiamo alcune banalità. Capire bene questo muro di gomma che vi siete trovati davanti, come era composto, come si è manifestato, no, come ha bloccato. No, ecco, quello che ti dicevo era appunto il percorso che ho fatto io, e poi, come vedete, tanti pezzi li lascio indietro perché sono troppi gli agganci. Da quella mia partenza dell'86 mi piace dire che poi nell'88, ma solo nell'88, abbiamo fatto l'associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica. Io ho scritto a un elenco che avevo dei morti, c'era l'indirizzo di fianco, quello scritto dal funzionario di Palermo quando recuperavano i corpi e quando enumeravano coloro che stavano su quell'aereo. Ho scritto a tutti e ho chiesto, ho detto io mi sto, perché 88 era già successo che era già successo che Bucarelli, era già successo il recupero del relitto nell'87, pensate, e ancora noi non ci eravamo conosciuti se non qualcuno, perché così passando parola qui al nord almeno qualcuno si era rimesso insieme. Ma insomma, nell'88 io ho fatto, scrivendo a tutti i parenti delle vittime, ho detto, ho fatto l'associazione parenti vittime della strage di Ustica, incontriamoci, facciamo una riunione, un'assemblea a Bologna, dico la prima assemblea, il primo momento di incontro per tutti noi, e così poi cerchiamo di andare avanti su questa battaglia che già si era incardinata, in effetti assieme, così è stato. E da allora in poi mi piace dire che userò sempre la parola associazione, perché poi siamo sempre stati insieme. È stato un momento importantissimo, è stato un momento che sembrava che tutti aspettassero, perché avevano sentito, però non c'era collegamento tra di noi, non ci conoscevamo, non sapevamo l'uno dell'altro, e abbiamo così imparato gli uni dagli altri le tragedie che avevano investito queste famiglie, 2, 3, 4, 5, di tutte, di più. Ma insomma, poi la battaglia per la verità è stata anche per questo più decisa e determinata, ovviamente. Allora, qui si trattava di scoprire, come ti dicevo prima velocemente, c'è stata una riunione dell'ambasciata americana, perché è evidente che doveva succedere quella notte qualcosa che sarebbe stato indicibile se succedeva. Il giudice priore, scusate se affastello, ma insomma, metterà insieme e ci consegnerà nella sua sentenza ordinanza anche la certezza della presenza in quel cielo, solo nel 99, quando conclude, di altri aerei. Finora non l'avevamo saputo, i militari non ce l'avevano detto, secondo loro, come vi dicevo, avevano detto cedimento strutturale, e continuavano a dire di fianco a questo tracciato che vedete l'aereo che scende, non c'è nessuno, non c'è nessun aereo in cielo, il cielo è vuoto, il cielo è libero. Beh, davanti a questa dichiarazione il giudice riuscirà a dimostrare invece altro, e cioè anche con la collaborazione, pensate, della NATO, di esperti della NATO, incontro Prodi-Solana per determinare questo incontro, quindi la politica
c'è entrata nel nascondere uomini delle istituzioni, ma la politica, uomini delle istituzioni, mi piace sempre dirlo, ci sono entrati per scoprire. Sempre perché quella frase che dicevi tu prima, non mi piace mai pensare ai complotti, qui non si tratta di complotti, qui si tratta di persone che hanno deciso di fare delle cose e noi dobbiamo riuscire a trovare quali sono queste persone. E quindi i prodi, i buoni, non so come dire, sono banale, ma insomma quelli che ci credono, che si devono trovare le verità su delle tragedie del genere, bestiali che siano, ma io la voglio la verità, piuttosto di continuare ad avere davanti questo, ma cos'è stato? Cedimento strutturale, una bomba. Giovanardi ci racconta ancora che è stata una bomba, ma come fanno a raccontarsi queste cose quando poi la magistratura invece è già riuscita ad arrivare ad altre verità? E quindi pensate che contraddizione, però l'importante è che almeno gli organi deputati a farlo, che in uno Stato di diritto sono i magistrati e la magistratura, ci dicono quello fino al quale sono arrivati, che non è mai tutto, ma insomma fino a dove. E fino a dove è, ero arrivata lì mezz'ora fa, che la NATO ci consegna dopo questo incontro, consegna a priori dopo questo incontro con gli esperti della NATO, che quel cielo erano presenti aerei militari americani, aerei francesi in quel momento, in quell'ora, in quelle ore, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi, c'erano tutti, alcuni con la targa spenta, con i transponder come si dice in italiano, spento, probabilmente libici, questa è la conclusione di Priore. Ed è in quel contesto che allora lui, quando torna a casa da Bruxelles dopo aver incontrato questi esperti, conclude: il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. Chi è stato? Non lo so, uno di questi. E allora il giudice farà tante rogatorie, chiederà ai francesi, chiederà agli americani, chiederà ai eccetera eccetera. Ma le risposte sono sempre molto insoddisfacenti, almeno fino al 99, qualcosa è successo dopo, ma insomma, addirittura la Francia si diceva che chiudeva Solenzara, Corsica alle 5 del pomeriggio e quindi siccome questa cosa è successa alle 9 non aveva visto nulla. Pensate cosa ci siamo fatti raccontare, perché è quello, no? Come possiamo pensare che una forza che deve controllare con i suoi siti radar la zona del Tirreno, perché evidentemente se c'è questo luogo vuol dire che vogliono controllare, magari c'è la guerra, magari qualcuno ci assale, Gheddafi, non lo so. E poi lasciarci raccontare che chiudono alle 17 del pomeriggio, però hanno potuto raccontarci questo credo che sia una lesione forte alla dignità nazionale che ci siamo lasciati fare dagli altri paesi. Cerco di dire quello che volevo un quarto d'ora fa dirvi per la domanda che mi aveva fatto Beppe. Questa era una vicenda di, io lo chiamo terrorismo internazionale, le nostre altre vicende sono di terrorismo interno, dei gruppi fascisti di solito mettono le bombe, bla bla, poi li troviamo, non li troviamo, poi dopo ci sono sempre degli uomini degli apparati che li coprono, ma è un'altra cosa. Qui è una cosa di come dire, che necessiterebbe di fare un'analisi corretta e seria, che abbiamo fatto in tanti libri, in tanti convegni, eccetera, eccetera, di geopolitica, di quello che stava succedendo in quel momento nel Mediterraneo, quello no, quello è tutto, chi ce l'aveva con chi, cosa stava succedendo, e allora potrei raccontarvi per altro un quarto d'ora, per l'appunto, che le motivazioni c'erano tutte. I contrasti con la Libia da parte dell'America, la Francia, l'uranio, tantissime cose, il Chad, qualcuno che voleva fare rivoluzioni e il buon Gheddafi che cercava di impedirlo, Gheddafi era allora, c'erano ancora i blocchi, Unione Sovietica, l'America e la Francia che non volevano che Gheddafi attraversasse come attraversava sempre il nostro territorio, noi facevamo parte del patto atlantico, no? E quindi Gheddafi era un nostro nemico, ma noi lo lasciavamo sempre passare. E sinteticamente quella notte all'ambasciata americana ci hanno detto: certo è successa questa cosa, ma se è successa qui è perché noi, America, Francia, quelli che siamo scoperti che c'erano, dovevamo per forza, se volevamo fare qualcosa nei confronti del colonnello Gheddafi, venire sul vostro territorio, perché voi lasciate sempre passare i MiG libici. Quella notte c'era un volo Tripoli-Varsavia che tornò indietro, Cossiga,
dopo non fatemi più domande, credo che possa bastare. Nel 2008, finiti i processi per i militari intanto rinviati dal giudice priore per alto tradimento, a processo, tutti eccetera eccetera, ci disse, ci cominciò a raccontare la sua verità. Francesco Cossiga, vedo dei giovani, ma insomma tutti gli altri lo conoscono e se lo ricordano, era quella notte presidente del Consiglio, al posto di Draghi c'era Cossiga, e al posto di Mattarella, dall'85 al 92 c'era Cossiga, quindi ha avuto dei ruoli, voglio dire, ben importanti. Cossiga nel 2008 ci dirà prima delle radio, poi dopo anche davanti ai giudici, firmando quindi le sue dichiarazioni, in effetti verso la fine degli anni 80, quindi quando lui faceva il Presidente della Repubblica, l'ammiraglio Martini, capo del SISMI in quel momento, mi disse che probabilmente sono stati i francesi ad abbattere il 19 dell'Itabia. Bontà sua, ce lo comincia a dire nel 2008 una cosa che gli era stata detta, pensate, alla fine degli anni 80, quando peraltro noi, come parenti delle vittime appena sorti, 88, andavamo a trovarlo come Presidente della Repubblica e ci batteva la mano sulla spalla dicendo certo, io sono con voi, voglio cercare la verità, eccetera. Quindi pensate che complicazione di atteggiamenti, di comportamenti. Sta di fatto che il buon Cossiga andò avanti dicendo che Santo Vito, capo del SISMI in quel momento, 80, quella notte telefonò a Gheddafi dicendogli di non continuare col suo viaggio perché non era aria e di spostarsi. Come vi dicevo, si troverà che c'è un volo Tripoli-Varsavia, non so se poi ci doveva essere su Gheddafi, però questo c'era. Questo dice Cossiga nel 2008. Santo Vito telefona a Gheddafi dicendo di spostarsi e il pilota continua dell'aereo francese, quando tornerà sulla porta aerei, che il giudice non aveva mai scoperto se c'era una porta aerea, invece così Cossiga nel 2008 ci dice che c'è una porta aerea, quando tornerà sulla porta aerei, resosi conto di quello che era avvenuto, si suiciderà. Questo è il racconto di Francesco Cossiga, ex Presidente del Consiglio, ex Presidente della Repubblica, rispetto alla vicenda di Ustica. Da qui in poi, e poi finisco davvero, le indagini si sono riaperte, che erano chiuse perché avevano processato per depistaggi, per altre cose, non per avere buttato giù l'aereo i nostri generali, ma mica per l'evento in sé. Quello era rimasto autori ignoti. Bene, da quel momento i magistrati romani hanno riaperto le indagini, che sono a tutt'oggi, sono passati 13 anni, aperte, perché appunto hanno, dopo le dichiarazioni di Cossiga, dovuto, erano dichiarazioni di reati, voglio dire, no? Comunque di coinvolgimento, e lui non di reati, ma di coinvolgimenti strani, e il magistrato ha dovuto andare a chiedere conto di quello che diceva una persona che non era certo l'ultimo dei cittadini italiani rispetto a questo evento. Questo è potuto succedere, i magistrati hanno fatto le loro rogatorie, hanno ricevuto risposte più o meno sempre molto evasive e comunque non conclusive. Mi viene sempre in mente di citare quella del Belgio, perché è la più chiara, così ci capiamo, che dice no scusate non vi posso rispondere perché ero lì, perché ne va della mia sicurezza nazionale. Cioè è una dichiarazione, no? Ecco, questo è. Allora, come capite, la magistratura può arrivare addirittura fin lì, fino a farsi dire questo, ammesso e non concesso, perché non è stato così, che glielo dicessero anche gli americani e i francesi, scusate non ve lo diciamo perché ne vada, però dopo il magistrato ha finito, chiaro? Non può fare altro, il problema passa, la palla passa alla politica, passa al governo del mio paese, alla diplomazia. Siamo noi che dobbiamo renderci conto come governo se abbiamo voglia di sapere chi ci ha battuto un aereo civile in tempo di pace, e dobbiamo esprimere tutte le nostre, come dire, possibilità anche combattive o di un qualche tipo per chiedere conto. Bene, siamo a questo punto, è ovvio che come voi avete sentito, sentirete o avrete occasione di sentire in tutti gli anniversari, questo compreso, non vado altro che ripetendo questo, ormai si devono chiudere le indagini perché dopo 13 anni se non avete ancora ricevuto risposte io voglio sapere, perché sono costituita parte civile, intanto cosa avete fatto cari magistrati, no? Quante rogatorie avete fatto, così giudico, con i nostri avvocati decidiamo se hanno un senso. E poi chiedo alla politica, ovviamente, al governo, alla diplomazia, di provare a chiedersi
se non è il caso di sforzarsi un po' di più per avere queste risposte dai paesi alleati, sono nostri alleati. Allora, e finisco se ci riesco, quella notte evidentemente doveva succedere qualcosa di indicibile, e siccome non è neanche successo, è ovvio che si è deciso in quell'incontro l'ambasciata americana di raccontare una bella menzogna. Scusate, non possiamo certo rivendicare che dovevamo ammazzare Gheddafi, poi le conseguenze ci sarebbero lo stesso, anche se ciò non... Cioè, non è pensabile che si potesse svelare quello che era l'intendimento di quella notte, fosse esso Gheddafi, fosse esso trasporti di uranio, come qualcuno dice, questo non lo sappiamo ancora. Bene, ma sta di fatto che questo era, come dire, la grandezza del problema, l'ordine di grandezza del problema. Non essendo avvenuto, hanno chiesto ai nostri generali o a chi c'era quella notte in quella riunione all'ambasciata, a qualcuno dei servizi, non lo sappiamo, non lo sa il giudice, non è riuscito a metterlo insieme, anche questo è un gran problema, ma insomma chi c'era là hanno detto scusate, dite che è caduto, cedimento strutturale, gli aerei cadono a volte e chiudiamo tutto. E insisto, nell'86, non voglio ripetermi, era finita. Se non succedeva questo scatto di rimessa in lavoro sia della magistratura che dell'opinione pubblica, che dei magistrati, che dei giornalisti, perché non ne abbiamo parlato ma adesso abbiamo dei testi e quindi ne parleremo, non succedeva nulla, insomma, era passata quella verità e quindi questo è il senso di una battaglia, io credo, che la si può fare da cittadini normali come siamo tutti noi e la si può anche vincere, questo è un po' il senso. Poi manca ovviamente l'ultimo pezzo, ma infatti noi andiamo avanti. Ci arriviamo, tanto grazie. Prego. Magari su una sola cortesia, siccome mi hanno detto che non posso far girare i microfoni. No, no, se si alza in modo che sentano tutti, tutto qua. No, perché dice che ci ho prima per disinfettarli. No, non importa. Prego, se no poi la traduco io. Sono passati 40 anni. All'epoca c'era Nido Brocchi, si poteva immaginare che la sicurezza, no, dell'alleanza atlantica potesse tenere coperto. Oggi non siamo ancora così maturi come paese per sentirci dire la verità. Siamo ancora maturi. E la seconda domanda, sono anch'io un insegnante di un istituto tecnico industriale di questa città. Come posso affrontare questo tema con i miei studenti che appena introduco una vicenda mi chiedono perché? Quale può essere la mia risposta? Grazie. No, solo per chiedere, voi avete sentito tutti? Ok, no, se no la ripetivo. Prego, Daria. Fatemi segno, se ci sono delle domande, delle osservazioni, fatemi segno. Diciamo. È quello che penso anch'io, la prima domanda non ha risposta, anch'io mi chiedo perché nel mio paese le forze politiche al governo del mio paese ancora non riescono a porsi questo problema con più forza, con più determinazione, perché si tratta solo di indurre, chiedere che ci diano delle risposte. Ma anche gli altri, insomma è chiaro che ci sono tanti problemi al mondo, non voglio dire che ci sono solo questi, quindi capisco bene che tante sono i rapporti che si devono tenere, con quale misura, e a volte bisogna tenere delle misure, tutto quello. Però insomma io continuo a dire che è una cosa insopportabile accettare che il mio paese non riesca a farsi dire quello che doveva venire, brutto e sporco e cattivo che fosse. L'abbiamo già capito, altrimenti sarebbe uscito nell'immediatezza. Però è così. Allora, non dico che è una scusa, no, voglio dire, noi cerchiamo, io cerco di raccontarmela anche in un altro modo, e cioè che ci può arrivare la storia, perché ormai sono passati 41 anni, e quindi il discorso della desecretazione degli atti, la direttiva Renzi, la direttiva Draghi degli ultimi giorni, ecco, l'importanza della ricostruzione storica, lo dico anche perché tu sei un insegnante, un istituto uguale a quello nel quale insegnavo io, eccetera, eccetera, ed è importantissimo parlare con gli studenti, storia, virgola, memoria, della quale parleremo fra un attimo, c'è il Museo per la Memoria di Ustica Bologna che cerca di raccontare, eccetera. Chiuderemo su questo. Allora,
Perché storia? Mica perché, come vi ho detto, sono stati mandati a processo dei generali, degli imputati, degli avieri, dei controllori di volo perché avevano distrutto tutto, distruzione di atti veri, questa era l'incriminazione, no? I tipi di reato, false testimonianze, distruzione di atti, eccetera, eccetera. Il giudice priore dice tutto quello che c'era nei vari siti radar, lo cito, è stato colpevolmente distrutto, ma da una mente, dice lui, intelligente, da chi sapeva cosa doveva prendere e che cosa doveva distruggere, perché è stato tutto talmente ben distrutto da rendere assolutamente impossibile, nell'idea di coloro che lo facevano evidentemente, la ricostruzione dell'evento. Questo era l'obiettivo. Ecco, dobbiamo farci. Questo è stato. Per questo sono stati processati, voglio dire, così è successo. Dopodiché, nelle pieghe, nelle non so dove, nelle amministrazioni pubbliche, presso le quali il giudice priore, vi assicuro, è andato molto a cercare, no? Anche non solo dai militari, o non solo dal Ministero dei Trasporti e non solo dal Ministero della Difesa, ma poco ha trovato, tanto da incriminare perché era tutto distrutto. Ma insomma, le carte ce ne sono delle altre. Le direttive delle quali parliamo vuole dire che tutte le amministrazioni dello Stato, tutti i ministri, tutti i gabinetti dei ministri, tutte le pagine che sono state scritte per legge da consegnare entro un tot di anni all'archivio dello Stato, queste direttive dicono su queste vicende, stati giustiche, stati le consegnate da domani, dal 14, c'era questo onere, questo debito di applicazione di questa legge. E da ieri l'altro con la Draghi, su altre due vicende, la P2 e quell'altra, non mi ricordo più, e anche. Quindi tutto ciò che c'è, la storia ricostruirà qualcosa di, come dire, non perché lì dentro, come dico sempre, mi scuso se mi ripeto, ci sia il cassetto, la pistola fumante con su scritto. No, non c'è il complotto, non c'è il signore che sa tutto. È una situazione, almeno in questo caso, che ha determinato. E allora, in tanti comportamenti, in tante cose anche scritte, ci può essere la possibilità di ricostruire dei pezzi e la storia farà il suo corso e ricostruirà i comportamenti di Cossiga, cosa ha detto nell'89, c'è un libro di Ortona che era il suo segretario nell'89 quando faceva il capo del governo, quando faceva il Presidente della Repubblica, che dice, oh guarda, stamattina, pensate, questa è la storia poi che lo storico deve scrivere, è ancora un inciso, non i parenti devono scrivere la storia, ma gli storici devono scrivere la storia, perché ci sarà sempre l'interpretazione, non va bene. Allora, Ortona dice, questa mattina ho parlato con Cossiga e col Presidente, ovviamente, col Presidente, era contento perché Martini gli ha detto, pensate, allora, questa adesso è la frase che vi riporto io, andiamo a leggere bene cosa diceva Ortona, cosa si diceva nei giorni prima, nei giorni dopo, ma questo un giudice non può averlo letto, non so come dirvi, capite, la ricostruzione. E allora, siccome è stata una cosa ben nascosta, e insisto, mi pare di averlo detto, spero che si sia capito, c'erano dei motivi per nascondere, che io non approvo ovviamente, ma in chi l'ha fatto c'erano. Qualcuno andando a casa che si chiamava Dettori ed era grossetto e faceva il, come si chiama, quello che stanno lì ai radar, disse alla moglie, cara, abbiamo schivato la terza guerra mondiale stanotte, non lo so se sia vero che abbiamo schivato la terza guerra mondiale quella notte, però c'era una roba così. Allora, questo è il contesto. È chiaro che io voglio sapere chi ha fatto cosa e perché per 41 anni ai cittadini italiani non è stato detto, non sono maturi, non sono in grado di capire che geopoliticamente in quel momento al limite, era più utile raccontare così. Io sono disposta anche a crederci, però me lo devono dire. Però me lo devono dire. Posso? Questo è il senso del discorso. Allora, uno approfitto, visto che ti ho posto la domanda, così riguarda tutti. Dovesse capitarvi di passare da Bologna, anzi, lei la potremmo invitare, dice, noi adesso dopo ti faccio la domanda, il museo credo che valga la pena di andarla a vedere, perché non è solo un luogo di emozioni, cioè il relitto, non è solo un luogo di emozioni, ma è anche un luogo dove tutto viene contestualizzato, si organizzano anche degli incontri, delle lezioni, ci sono delle straordinarie donne, uomini, insegnanti, ricercatori che hanno fatto di quel luogo giusto non soltanto
un luogo dove si ricorda chi non c'è, ma è un luogo di studio, lo dico perché potrebbe essere, loro sono contentissimi, vale per chi ci andrà a Bologna, ma vale anche per organizzare, credo, proprio degli incontri con le scuole. Salvi dire due cose, arrivo a un tema che però si ricollega, io non lo solleverò, Daria ha fatto una serie di nomi, solo perché la platea lo capisca bene, alcuni degli ufficiali e alcune delle persone citate si ritrovavano nella loggia P2 e alcune di queste persone le ritroviamo pari pari in altre vicende come il delitto Moro. È un contesto di quegli anni, quindi fa capire anche la catena dei depistaggi. Secondo, non è una battutaccia, ma è solo perché facciamo dei nomi che magari ai giovani sono sconosciuti. Lei ha parlato di un signore, si chiama Giovanardi, che è stato per tanti anni parlamentare, è stato quello che ha guidato molti assalti, ha riproposto tesi che oggi diremmo negazioniste nei confronti del tema di Ustica. Però vi do una notizia, è anche quello che ha spiegato che Cucchi era morto picchiandosi da solo in carcere, diciamo, ecco, lo dico perché così capiamo di che cosa parliamo. Ecco, per lui Aldrovandi forse si era suicidato a Ferrara, non è andato così, è andato esattamente in maniera diametralmente opposta. Io voglio venire a un punto, se tu l'hai spiegato, però secondo me il punto chiave di questa vicenda, lo ha detto molto bene in tutte le sue risposte Daria Bonfietti, mi ha anche qua fatto ricordare una serie di conversazioni, perché purtroppo per me mi occupo spesso di questi temi, con una donna che tu hai ben conosciuto dal carattere fortissimo, da forti sentimenti e forte carattere, che era Luciana Alpi, che non a caso tu hai conosciuto e che non a caso ti ha visto protagonista con lei di molte iniziative. Morta a 28 anni, cioè, non ha mai saputo niente nella verità, nella giustizia, se n'è andata con questo dolore. Lei diceva sempre una frase, io all'inizio non capivo, l'ho capita meglio perché una volta me l'hai detta tu, ti ho visto infastidita a un dibattito con i giornalisti, quando alcuni continuavano a dire ma non abbiamo la verità, dobbiamo chiedere verità e giustizia per Ustica, dobbiamo chiedere verità e giustizia, magari lo avrò detto anche io. E tu giustamente hai detto, e me lo hai rispiegato, hai detto attenzione a non fare confusione, perché nel caso di Ustica la verità è squadernata e sotto gli occhi. Poi parliamo anche del tema della giustizia. Io vorrei capire bene da te questa osservazione che tu hai fatto, non sovrapponete le due cose e non accettate la tesi che ci mancano troppi elementi per avere la verità su Ustica, perché è una tesi che favorisce poi chi tende a dire quindi nulla si può fare. Vuoi spiegare proprio questa differenza tra verità e giustizia, cioè perché tu dici sempre no, di cosa parlate? La verità sta lì, è chiara, non era una bomba in un bagno. Certo, no, intanto precisiamo, io continuo a dire e continuo a volerlo ripetere in questo modo, la verità sulle cause la sappiamo, perché ce l'ha consegnata un giudice della Repubblica, che è il suo compito quello di trovare che cosa è successo e tutte le... era col vecchio rito, quindi se qualcuno dice no ma non è così, il giudice non aveva quel ruolo, invece con il vecchio rito che nell'89 è cambiato, ma fino a quando il giudice priore ha fatto c'è stata fino al 99 c'è stato sempre, come si chiama, noi in Parlamento votavamo che venisse procrastinata la possibilità di usare il vecchio rito. E allora, insomma, col vecchio rito il giudice priore riesce a mettere insieme con i suoi periti, con delle perizie, le cause, e le cause non le ha più guardate nessuno, quelle sono, dopo ci sono stati processi a Tizio, Caio e Sempronio, ma non erano accusati di aver buttato giù il relitto, erano accusati perché hanno detto le bugie, perché avevano cancellato delle cose, perché hanno depistato, punto. Le cause nei processi, uno dice, ah, ma dopo i processi non li hanno condannati, non sono andati in galera, quante volte me lo sono sentita dire. Ma cerchiamo, e allora se uno vuole spiegare lo spiega, se vuole leggere legge, non dovevano necessariamente finire così, potevano finire anche in maniera peggiore, perché se il processo, scusatemi, si è potuto fare è proprio perché erano stati rinviati a giudizio per un reato che come pena aveva da, non so la minima, ma di sicuro la era fino all'ergastolo. E allora quando un reato ha fino all'ergastolo non è prescrittibile, tutti gli altri dei 60-70 vieri non hanno mai visto un giudice terzo. Il processo, la sentenza d'ordinanza è del 99, nel 2000 cominciano i processi e tutti gli avieri, i controllori di volo rinviati a giudizio per avere depistato, per avere tagliato pagine, non andranno mai a processo perché erano già prescritti.
perché la legge prevede così, non ho niente contro questa cosa, non lo so, volete anche un commento, è anche corretto se dopo 20 anni in un paese non si riesce a processare per falsa testimonianza. Allora, e altrimenti in Parlamento, come sappiamo, le regole sono quelle, cambiamo la prescrizione, in questo periodo stanno cercando di cambiare, hanno cambiato, non mi ricordo. Bene, allora, queste sono le norme, e le norme hanno fatto sì che quei procedimenti, siccome quella pena era fino all'ergastolo, si potessero processare. Questo è il senso della giustizia in questo nostro paese. Allora, alla verità, sulle cause, insisto, ci si è arrivati. Nessuno, mi piaceva dire questo, nei procedimenti penali nei confronti di queste persone le ha riviste, ma non perché non volessero, perché non ne avevano titolo. Dovevano processare Tizio perché aveva rovinato una pagina, chiaro? Perché si fa confusione. Giovanardi dice no, perché sono stati assolti, capite? Non è vero, non c'entra niente. Le cause quelle sono. E allora è per questo che mi piace, e me lo ricorda sempre Beppe, dirlo con forza: la verità sulla strage di Ustica si sa. Poi se qualcun altro fra 10 anni la storia riaprirà e non mi interessa, ma oggi nel mio paese, in uno stato di diritto, chi mi dà la verità sulle cose, che sui reati, è la magistratura. E la magistratura è riuscita a dire, purtroppo io dico, fino a lì, ma quella è la verità sulle cause. Insisto, siccome gli autori, le presenze in quel cielo erano A, B, C e D, come vi dicevo, Priore ha concluso dicendo non lo so chi è stato. Se loro non mi vengono a dire che cosa ci facevano e perché erano lì e chi volevano, ovviamente l'obiettivo non era il 19, questa è l'unica cosa chiara. Quello è stato un errore, ovviamente, dove appunto all'interno di un episodio di guerra aerea quello c'è stato coinvolto in quel modo. Allora, alla giustizia ci si arriva, secondo me, continuando a mettere insieme pezzi importanti di verità, come si sta facendo. E insisto, se alla magistratura ci fosse la spalla e l'appoggio anche della politica, in certi momenti è inevitabile, insisto, perché la magistratura non ha altri strumenti, non può andare da Macron a dire o me lo dici o non lo so, non può dichiarare guerra a Macron, invece il mio Stato, volendo, potrebbe anche dichiarare guerra a Macron, no? Se non ce lo dice, scherzo. Assolutamente sì, no, adesso la guerra l'ho capito che era uno scherzo. Conoscendoti, no, l'ho capito anche loro. E l'altro aspetto che tu adesso hai accennato, invece, per quanto riguarda la giustizia, in questo momento, qual è lo stato dell'arte, qual è lo stato della discussione, quali sono i passaggi prossimi, quali sono, poi chiuderemo sulla memoria, ovviamente se ci sono domande fatemi segno, quali sono le iniziative prossime dell'associazione, di questo noi collettivo, sia verso la magistratura sia verso la politica. Ecco, questo può essere interessante anche per vedere come ciascuno di noi può aiutare l'informazione. Poi ti farò una domanda proprio sulla, in questo caso, su come l'informazione, una volta tanto capita nella vita, ha giocato anche un ruolo positivo in questa vicenda. Perché è stato importantissimo, io purtroppo non riesco a parlare di tutto. No, ma facciamo solo momento, guarda, facciamo una domanda su quello e uno sulla memoria, perché certo, questo mi pare importante, ma volevo capire adesso le iniziative che avete in atto. Le iniziative sono queste, rispetto al penale, come dicevo prima, che è ancora aperto e dopo 13 anni mi sembra già troppo, hanno fatto bene, hanno fatto male, non mi interessa, ma voglio saperlo, perché come costituiti parte civile possiamo leggere, no, le carte una volta che le consegnano, e quindi anche giudicare, dire no, avete fatto 3 rogatorie, secondo noi bisogna farne 4, bla, e con gli avvocati si decide, si interviene, eccetera. E questa è la cosa più importante. Io mi sono sempre occupata sempre e solo del campo penale, insomma, no? E quindi di cercare verità e giustizia. Poi c'è anche il campo civile, ma non vorrei aprirlo, i parenti delle vittime, molti avvocati, una volta che il giudice Priore ci ha consegnato la verità sulle cause, li hanno convinti, non è un termine corretto, ma insomma li hanno informati, detto allora, siccome ci si dice che è stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace, civilmente potete ricorrere, qualcuno sarà colpevole. Bene, tante sono state le cause che in sede civile i parenti hanno voluto fare, io non sono erede, quindi non c'entro, non mi sono mai occupata, ma non è quello il punto, e era solo per dirvi che invece in sede civile e il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Giustizia sono stati riconosciuti responsabili, il Ministero dei Trasporti per non avere tutelato i cieli, per non avere tutelato la circolazione. C'è una bellissima frase
della Proto Pisani, che è un primo grado in civile a Palermo, di un giudice meraviglioso che ha scritto delle pagine anche lei come priore molto belle, che dice condanno il Ministero dei Trasporti per quale motivo? Ma sono loro che mi devono dire perché non hanno visto. Sono loro che devono giustificare il loro comportamento. Siccome non potevano non vedere, perché ti dimostro che il tracciato, bla bla bla, sono loro che devono raccontarmi perché non hanno, e quindi pagano i parenti delle vittime. Così come il Ministero della Difesa, che non ha, con i depistaggi, con la distruzione di prove, che priore dimostra, in penale non siamo riusciti a farli condannare, ma in civile, è chiaro il discorso, i due ministeri stanno pagando. E volendo, pensate come la politica, perché i ministeri sono il governo della Repubblica, e volendo questi ministeri che stanno pagando molto i parenti delle vittime, facendo, non so, risarcimenti vari che sono sempre calcolati, gli tagli, potrebbero rivalersi anche sui singoli? Anche questo è un problema, perché appunto ci sono dei responsabili che erano dei singoli che hanno compiuto quelle azioni. Quindi pensate quante altre azioni si potrebbero mettere in atto, che la politica potrebbe iniziare e mettere in atto. Questo è quello che chiediamo. Per fare memoria, come tu dicevi, vai. Ma ti lancio perché ti ascolterei ore. Vorrei capire bene, perché tu hai una conoscenza, e questo credo che possa anche interessare, perché molti magari anche voglia di sapere, vedere, venire a visitare, sapere anche che sono anche molti rappresentanti di associazioni, quindi non, certo, devo spiegarlo a te, che hanno contribuito moltissimo, perché se la vicenda è aperta, ed è aperta grazie al noi collettivo dell'Associazione dei Familiari e grazie poi ad una rete di donne e di uomini, a me in tutta Italia vai, certo, e trovi. Io faccio sempre questi esempi, guardate, diffidate del cinismo dominante, di chi dice queste azioni sono azioni del tutto inutili, se posso dirlo io non lo faccio dire a Daria, sono banalità. Io ieri mattina, ti faccio un esempio, ero a Latina, pensate un po' a Latina, quanto è lontana Latina dalla vicenda Alpi Crovatin. Ieri a Latina in una cabina dell'Enel hanno deciso i ragazzi di fare la faccia di Alpi Crovatin dopo 28 anni dicendo perché noi non ci stiamo. Voi dite interessa qualcuno, guardate, voi non avete idea, è venuta la rappresentante della famiglia Mariangela Gritta Greiner, questa gente era commossa, ma non era venuta lì per piangere, era venuta lì per rilanciare la campagna noi non archiviamo, faccio un esempio. Giri per l'Italia, oggi mentre noi siamo qui stanno volando in una spiaggia, voi lo sapete, a Cervia, stanno volando gli aquiloni per Patrick Zacchi, ragazze e ragazzi anche giovanissimi che fanno volare l'aquilone per protestare contro le opinioni cancellate. Potrei raccontarvi di Regeni e potrei raccontarvi di tanti altri. Non è vero, ciascuno in realtà può mettersi sulle spalle, lei ha detto una frase bellissima, Daria Bonfetti, se posso chiosarla. Guardate, non è un affare delle famiglie, una delle banalità peggiori che ho sentito dire, sia in politica sia altrove, sarà un problema della famiglia, ma sarà un problema loro dopo anni. Ma guardate, è pericolosissimo dire che Brescia, dire che Piazza della Loggia, dire che Ustica è un problema di chi resta, vuol dire essere dei disonorati costituzionalmente, vuol dire che non hai dignità del tuo paese, vuol dire che non ti rendi conto di quello che dici, perché non è il problema loro. Se non c'hai verità e giustizia, il problema è tuo, perché hai messo a repentaglio l'ordinamento democratico quando resta l'oscurità. E questo è un dato fondamentale, per questo le azioni che loro fanno sulla memoria, che non sono di commemorazione, non è un gioco di parole, non sono di commemorazione, sono di memoria che produce azioni. A me piacerebbe proprio, ecco Daria, perché credo che tutti possano essere interessati, proprio fare capire, oltre agli aspetti giudiziari, la verità, la giustizia, i giornalisti che abbiamo visto, che cosa significa fare memoria, come si fa memoria, come la state facendo voi, la quantità di azioni pure di queste settimane, cosa si può venire a fare anche a Bologna, qual è, certo, il materiale che si trova? Ma non so, insisto, vedo molte persone che hanno anche la mia età o comunque sono grandi, ecco, non tanto la mia età perché quella è difficile raggiungerla, insomma siamo un po' vecchi, ma insomma al di là di quello voglio dire, io penso che a metà anni 90 abbiate visto tutti, dagli anni 90 in poi, da quando quel relitto è stato recuperato e veniva ripreso dalle televisioni a Pratica di Mare, ogni tanto si vedeva, no, tutto questo coso dentro
a questo hangar di pratica di mare, ogni tanto qualche giudice andava, faceva e hanno lavorato intensamente, tanto che nel 99, come dicevo, ecco, quando io vedevo per televisione, come tutti voi, era questo che volevo dirgli, cioè sapete che cosa voleva dire, cioè immagino che lo si capisca, no? Cioè quel relitto è stato pescato a 3700 metri di profondità, quel relitto conteneva le nostre 81 persone, i nostri cari, i nostri cittadini italiani, 39 li abbiamo, sono stati recuperati e gli altri no, per esempio, quindi quel relitto era una roba, va bene, emotivamente e così, di grande emozione, di grande coinvolgimento. E cominciavo a pensare, già guardandolo, che bene o male il buon giudice priore, lasciatemi fare in fretta, un giorno o l'altro avrebbe chiuso, si sarebbe finita quella fase di ricerca e infatti lui ha finito nel 99. Bene. E già a metà anni 90 noi pensavamo che quando chiudeva dove avrebbero messo quel relitto, dove l'avrebbero buttato, l'avrebbero rincartato, ributtato in mezzo al mare, rirottamato, bla 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 bla. Capite che era un'angoscia pazzesca. Allora, insomma, in poche parole arrivo alla fine, abbiamo pensato sempre insieme a uomini e a donne delle istituzioni, perché ci volevano, perché non possiamo fare noi o parenti delle vittime o non so cosa o associazione, di fare un luogo dove poter riportare il relitto del 19 una volta che i magistrati avessero finito di fare le loro indagini. Questo è successo nel 2005, gradi di processo finiti, i giudici decidono che è liberabile dalle incombenze giudiziarie e il relitto, intanto avevamo fatto firmare un protocollo d'intesa dagli enti locali nostri, regione, provincia e comune, dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero della Giustizia, perché era presso il Ministero della Giustizia, affinché facessero un museo consegnando a Bologna il relitto stesso, e questo è avvenuto. Nel 2006 il relitto arriva a Bologna, trasportato da Pratica di Mare, dove l'avevate visto sempre, a Bologna, all'interno di un hangar, anche noi, che conteneva prima gli autobus, prima ancora le cose a cavallo, pensate, le carrozze a cavallo, e poi dopo i tram con le rotaie, e poi gli autobus. Era un deposito che da anni era in disuso, e col sindaco di allora Vitali e poi i successivi fino a Cofferati, che con Cofferati sindaco nel 2007 lo abbiamo inaugurato. Il relitto è arrivato a Bologna da Roma, Pratica di Mare, in 15 camion che l'hanno trasportato, è stato ricostruito in questo luogo ed è stato lì messo affinché fosse di memoria e facesse memoria per sempre a questo punto di questa vicenda. Dico per sempre perché un museo può anche chiudere, si può anche decidere, ma insomma è un investimento pubblico e bene o male è importante già quello, ma per sempre perché dentro, come Beppe sa, abbiamo voluto e ci siamo riusciti ad avere l'aiuto, l'arte, la disponibilità di un grande artista contemporaneo che si chiama Christian Boltanski, che si chiamava Christian Boltanski, che il 14 di luglio di quest'anno è francese, scherzo, ci ha lasciato. E proprio è stato un dolore immenso e grandissimo, perché quell'uomo che ha voluto essere al nostro fianco dopo che gliel'abbiamo chiesto ha creato una installazione che dialoga con il relitto del 19, che non ve la sto a spiegare, ma insomma crea emozioni davvero profonde e lascia dei segni, io credo, indelebili, anche se sembrano frasi fatte. E è un luogo che è diventato, dal 2007 quando è stato inaugurato, luogo, è diventato sempre più un luogo appunto di incontro, di storia, di memoria, di racconto da parte dei tantissimi cittadini italiani, di tantissime scuole, di tantissimi insegnanti che accompagnano i loro studenti. A volte qualcuno mi telefona e mi chiede se posso accompagnarli, ma altrimenti vanno autonomamente, o altrimenti il Mambo, che è il nostro museo d'arte contemporanea, che gestisce il museo stesso, ha degli accompagnatori che accompagnano i giovani che lo vengono a visitare, raccontando un po' loro, più certamente, essendo il Mambo un museo d'arte moderna, da un punto di vista artistico, ma insomma dando anche l'idea di che cos'è quel luogo e che cosa contiene. Ecco, da lì in poi, e cerco di terminare, davanti a quel museo
nel Parco della Zucca, dove sta a Bologna, molto centrale, vicino alla stazione centrale, quindi molto raggiungibile in modo molto semplice. Lì davanti, tutti gli anni, dal 27 giugno che è l'anniversario fino al 10 agosto, facciamo una serie di eventi di tutti i tipi, dalla poesia alla rappresentazione teatrale, ai video. Oggi i vari linguaggi artistici, come sapete, sono davvero aumentati, e quest'anno ci siamo espressi in maniera davvero incredibile anche in questo senso, incontrando dei giovani, vogliamo da un certo numero di anni, già da 2 o 3 anni, abbiamo chiesto presenze solo di giovani che con i loro vari linguaggi, dal video al non video all'installazione, ci consegnino quella che è la loro creazione artistica dopo aver visto quel luogo e dopo esserne stati toccati e interessati in qualche modo, e stanno nascendo delle esperienze davvero grandissime. Finisco dicendo che una delle altre cose che ho chiesto quest'anno alle autorità in comune, e anche a Draghi l'altro giorno che ci siamo incontrati con anche le altre associazioni, che anche al ministro Franceschini, che è il firmatario del protocollo d'intesa che dà la vita a quel museo, di pensare assieme a noi, ma di pensare seriamente al futuro di quel museo. Noi crediamo che abbia bisogno di un aumento, come dire, di interesse, che non sia sempre solo lasciato a noi pochi parenti delle vittime, che lo stanno a tutt'oggi gestendo, che stanno inventando tutte le cose che lì davanti si devono e si possono fare, ma che sia e diventi un luogo, un centro culturale. Tu sai che in un parco molto bello c'è una palazzina che vorremmo che diventasse tipo una di queste, il luogo della memoria, che allora vedrebbe insieme sia l'incontro con gli studenti, sia un archivio, sia la possibilità della raccolta di tutte le opere d'arte che, oltre a quella di Boltanski, ci sono state lasciate in quel luogo. E questo, che l'ha preso in mano in questo momento Beppe, è un po' raccontato in questo libro che potete trovare in libreria. Non è mio, l'ha fatto Andrea Mo, non è mio, non è dell'associazione, l'ha fatto Andrea Mochi Sismondi, che è un artista, un attore, che dopo aver fatto uno spettacolo lì davanti con la sua compagnia si è innamorato della vicenda e ha cercato di capire cos'era stato fatto appunto in quel luogo, e ha messo insieme un bellissimo testo che racconta, titolato Il segno di Ustica, che cosa hanno potuto fare le arti e i vari linguaggi dell'arte, da Marco Paolini a Marco Risi, a Giovanna Marini, che insieme alle cantanti hanno fatto quella bellissima opera che nel 2000 ha riempito Piazza Santo Stefano di Marco Paolini. Ma insomma, questo libro riesce a raccogliere tutte queste bellissime esperienze. Giusto, Il segno di Ustica, l'eccezionale percorso artistico nato dalla battaglia, certo, per la verità. Ed è interessante perché così approfittiamo per ringraziare, hai fatto bene, anche tutti gli artisti, sì, non solo i giornalisti, tanti artisti. Ricordo, perché qui a Venezia è molto conosciuta, che quest'anno, se non ricordo male, tra l'altro c'è stata una lettura scritta da Nello Scavo, che è un giornalista dell'Avvenire, che vive sotto scorta peraltro per le minacce che riceve dalla mafia libica, insieme con Ottavia Piccolo, che per l'ennesima volta, Ottavia Piccolo, diciamo, lo dico perché qua a Venezia lo fa spesso, si è messa a disposizione di una grande battaglia civile. Voglio farti una domanda, ecco. Parliamo un po' della stampa, per piacere. Mi sono bloccato, tu mi hai detto prima, mi sono fermato sulla stampa, dopo allora te la cambio. Sì, allora, abbiamo fatto anche parecchie iniziative sul tema dell'informazione. Questo, sì, insomma, vorrei capire da te a un certo punto, perché si apre uno scontro durissimo anche nella stampa, diciamola tutta, io non sono il migliore difensore della corporazione, perché cerco di ricordarmi anche quanti di noi hanno partecipato dall'epoca di Valpreda in poi, hanno mostrato i mostri, hanno partecipato di omissioni e di compromissioni. Io non credo, diciamo, che si debba fare finta di non vedere anche le pagine ingloriose, come le vediamo della politica, della scienza e delle arti, le vediamo anche del giornalismo. Però in questo caso alcuni, non solo Andrea Purgatori, intervengono positivamente. Vorrei capire, sì, ti vedo, so che troppo dobbiamo concludere, sembro distratto, ma vi guardo, chiudiamo su questo punto.
E vorrei, ecco, parlare di questo punto, Daria, che tu più volte hai sottolineato. Lo so, scusatemi, una cosa tira l'altra e si dimenticano sempre le cose che sono davvero invece importantissime. Ecco, io vi dicevo, perché me l'avete chiesto, come sei, tu me l'hai chiesto, nell'86, eccetera, eccetera, poi l'associazione. Però da lì in poi non è che siamo andati avanti perché eravamo da soli, perché da lì in poi è scattato il meccanismo, ma dopo a fianco abbiamo trovato tanta roba, voglio dire, e quindi i giornalisti, l'informazione, i media sono stati importantissimi, perché allora telefono giallo, sempre per citare le solite cose, nell'88 telefono giallo, bla bla, cioè è stato importante. Sei felice a una puntata di una trasmissione di Corrado Augias? Scherzo, insomma. Cioè, devo difendere anche i più giovani, qualcuno non sa neanche cosa sia telefono giallo, io purtroppo so tutto. È vero, prego. Hai ragione. Va bene, comunque voglio dire che la storia ha potuto crescere, questa vicenda ha potuto crescere proprio perché in quel momento si sono messe insieme le parti più belle, le parti più nobili, non so come dire, di tanti settori, no? Anche gli storici, i ricercatori, cioè veramente molti ci hanno affiancato per andare avanti, e i giornalisti, ho citato l'88 con Andrea Purga, con telefono giallo, Augias eccetera, che fa questa trasmissione, c'era Amato che aveva appena dato disposizioni per il recupero del relitto, stanziando i soldi perché era il governo del paese, e quindi raccontava di questa cosa insieme a noi, quindi era già importante che ci fosse il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che mostrava un interesse per una vicenda che fino ad allora era davvero rimasta ben sconosciuta. E di lì a poco ci sarà il film qui a Venezia, Il muro di gomma, Marco Risi lo porta a Venezia, e allora questa cosa diventa, come dire, davvero nazionale, diventa una vicenda che è conosciuta, certo, dalla lettura di un giornalista che racconta la sua vita e racconta quello che subisce o che, insomma, che gli succede intanto che c'è, però fa capire il ruolo appunto del giornalista, il quale, dato che quella notte, 27 giugno 80, dal suo amico che lavora a Ciampino, non c'erano i cellulari, ricordiamocelo sempre, riceve la telefonata: hai sentito cosa è successo? No, non ho ancora visto la televisione, perché allora solo la televisione poteva dargli questa notizia, alle 10 di sera, e l'amico da Ciampino gli dice: senti, non farti fregare, è stato abbattuto un aereo civile, e tu non farti fregare. Da lì lui ha sempre lavorato cercando di capire, perché non poteva pensare che questa fosse una menzogna, e quindi è andato e ha fatto il sceneggiatore di quel meraviglioso film, che erano gli anni 90, cioè non c'era ancora la verità sulle cause, però c'erano i primi interrogatori della commissione stragi, si vedono i generali che vanno, perché la commissione stragi vuol dire il Parlamento che comincia a interessarsi, oltre alla magistratura, di quello che hanno potuto dire dei generali, e quindi li interroga, e ci sarà la conclusione di questa commissione parlamentare che Libero Gualtieri presiedeva, che dirà: è ora di chiedere conto agli uomini dell'aeronautica per quale motivo hanno trasformato una vicenda di un incidente in una cosa così piena di menzogne, piena di reati che questi hanno compiuto. Quindi questo è stato l'apporto che il giornalismo ha potuto fare, perché a quel punto si era creata un'attenzione che non era più, e poi non lo so se devo citare tutti i giornalisti, no, che del Corriere della Sera e del Giorno. Ne citiamo forse solo uno che non c'è più. E Daria Lucca del Manifesto e tutti coloro. Italo Moretti, per esempio. Italo Moretti. Che è stato Moretti, un grandissimo Moretti, inviato nel ma Sud America. Tanti, allora, e tanti altri, c'era Roberto Scardo, altri, ma tanti, fammi c'era, dire c'era anche, Scardo, solo per sui giornali, certo, dei presenti, che se Andrea Purgatori, vedo qua il mio amico Beppe Gioia ed altri, se Andrea Purgatori avesse rispettato le secretazioni, anche in questi giorni spesso si parla qualcuno parla di norme bavaglio, e il Parlamento europeo ha detto, il Tribunale europeo, una cosa chiarissima, che quando il giornalista ha in mano carte segrete che riguardano l'interesse pubblico, deve pubblicarle, perché deve prevalere l'interesse pubblico su qualsiasi normativa. Se Andrea Purgatori quei giorni avesse rispettato le norme, su questa vicenda, come su altre, voi non avreste saputo niente, perché a norma di legge non avrebbe dovuto scrivere. Ecco, certo, per questo ringrazio lui ed altri. Posso chiederti una cosa? Il film, certo, lo hai già indicato.
No, poi chiudiamolo, se no non vi faccio disperare, no, non a loro, diciamo, al dibattito successivo. Me ne avete parlato prima, c'è un libro che mi ha vinto molto, molto interessante, per chi volesse approfondire, c'è un libro di una storica. Sì, l'ho detto prima, abbiamo cercato di fare storie, continuiamo a cercare di fare storie, quindi da una carissima studiosa dell'Università di Bologna è riuscita dopo anni di lavoro a scrivere questo testo che si intitola, com'è? Il titolo? La ricostruzione, prego Andrea, tu sei addetto al titolo perché nessuno di noi lo ricorda. Non ho capito. Una, ecco, non mi ricordavo se era là, scusate. Grazie, vedo una che è un lavoro collettivo. Una, ecco, una ricostruzione storica la terza di Cora Ranci, che è appunto questa carissima e giovanissima storica che è tutte le cose che abbiamo, insomma tutte no, io ne ho detto la centesima parte, ma insomma riesce a mettere insieme con un minimo di capacità storica per l'appunto documenti che dal 27 giugno 80 ci portano fino ad oggi raccontandoci il ruolo sia della magistratura che della politica, che del governo, che dei ministri, quindi di turno allora e più avanti, e del Parlamento, eccetera, eccetera. Tanto mi piace che qualcuno lo provi a leggere perché è davvero molto, molto interessante. Io con fatica proverò, non so il risultato, ma ci proverò, e quello lo consiglio anche agli altri. Sì, intanto grazie a tutti, e se posso, grazie a tutti e a tutti di essere stati qua. So bene che non era certamente un tema facile, ma mi pare davvero un pomeriggio di grande impegno civile e di riflessione collettiva, quindi io ringrazio prima di tutto voi che ci avete seguito. Poi, siccome io dovrei occuparmi di informazione, sono un grande amante anche delle reti e della modernità, vorrei dare un consiglio banalissimo prima di andarcene. Vedo qua il mio amico Pellicani. Quei pochi luoghi dove ancora si discute senza cappuccio e si discute in presenza e dove si parla di politica con le persone, con le donne e con gli uomini, posso dare un consiglio? Tenetevi ristretti. Non vorrei mai vivere in un paese nel quale si comunica solo a distanza e in cui i luoghi della mediazione e del pensiero critico vengono abbattuti. Se volete fare un applauso, fatelo a tutte le ragazze e i ragazzi, anche ai volontari che tengono in piedi il festival e che io vedo qua inquadrati e che mi guardano con sgomento dicendo adesso Beppe parlerà mezz'ora. No, vi darò una sorpresa, non parlerò mezz'ora, però se posso, ecco, ringraziamo davvero Daria Bonfietti e tutta l'associazione Il Noi Collettivo e Andrea per la loro battaglia di sempre. Grazie a Nicola, davvero grazie.